avete visto il video precedente, capirete che è una situazione tragica. Sophie, scusa, stavo spiegando alle Strigitas. Le Strigitas, scusate, non riesco neanche a spiegarvi. Calmati, Sophie. Allora, vi lascio qui di fianco il video precedente per chi non l'avesse visto. Papi Andy è tornato dal Messico e dovevamo andarlo a prendere in aeroporto, ma quando siamo arrivati lui è scappato da noi e non sappiamo dove sia. Per favore, Strigitas, abbiamo bisogno della vostra forza. Iscrivetevi, cliccate la campanella e lasciate un like. Estrelitas, la situazione è grave, anzi gravissima. Sophie, mi dispiace tanto. Io da mamma veramente mi sento affranta per questa situazione, perché mi manca Papi Andy, ma poi vedere mia figlia Sophie che soffre così tanto. Allora noi in questi giorni abbiamo provato a distrarci. Siamo andate con le nostre amiche dalla parrucchiera, abbiamo fatto delle challenge, vero Sophie? Sì. Però in realtà in cuor nostro siamo veramente tristi perché ci manca Papi Andy. È successo che lui era arrivato dal Messico in Italia nell'aeroporto. Esatto, noi siamo andate in aeroporto e proprio dal tabellone arrivi abbiamo guardato bene da dove doveva uscire, dal quale gate. Siamo andate nel punto in cui lui doveva uscire, ma non è mai uscito. Poi a un certo punto l'abbiamo trovato, vero? Esatto, e lo chiamavamo ma lui scappava. Sì, è successo che noi correvamo dietro a lui e poi... Non c'è il papi, come mai? Non lo so, ma sono scesi tutti dall'aereo. Non esce più nessuno, la porta è chiusa ormai. Esatto. Magari è uscito e non ce ne siamo accorte. È vero, magari ci sta aspettando seduto, andiamo a vedere per di là. Andiamo di là. Tieni gli occhi aperti, magari lo possiamo vedere. Sì. Eccolo là! È vero! Papi! Chiamalo! Shh, non urliamo troppo! Papi! Papi! Papi Andy! Ma non è tutto! Praticamente noi lo chiamavamo Papi Andy, ma lui ad un certo punto ha iniziato a camminare veloce. E noi continuavamo, Papi Andy, Papi Andy! Solo che lui continuava per la sua strada e non riuscivamo a raggiungerlo. Esatto! Ma poi dopo abbiamo anche provato a chiamarlo al telefono ed è successo che... Papi! 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 Papi, dove vai? Ma perché non si ferma? Aspettaci! Ma dove è andato? Non lo so. L'abbiamo perso. Non lo vedo. Non c'è nessuno qui. Adesso da che parte sarà andato? Abbiamo perso le sue tracce. Mi hai risposto? Pronto? Papi, Papi Andy, siamo noi. Siamo Sophie e Moni. Pronto? Pronto? Mi ha messo giù. Perché? Sì, e poi è successo che... È stato bruttissimo perché noi abbiamo provato a cercarlo dappertutto per l'aeroporto. Abbiamo cercato di raggiungerlo finalmente, ma lui a un certo punto è sparito. Anzi, peggio ancora, è scappato da noi! Strigitas, veramente lasciateci un like perché la situazione è tragica. Che cosa dobbiamo fare, Strigitas? Basta, basta, dobbiamo reagire, Sophie. Non possiamo continuare a stare qui a piangere. Hai ragione. Dobbiamo trovare Papi
chiarire tutta questa situazione e scoprire che cosa è successo. Sì, ma come facciamo a trovarlo? E Stridas, se avete qualche idea scrivetela qua sotto, nei commenti. Forse ci aiuterà anche se lasciate like. È vero. Conto fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avete lasciato like? Idea! Ma tu sul tuo cellulare e telefono non avevi mica la geolocalizzazione del telefono del papi? È vero! Con il mio cellulare possiamo... un attimo! Possiamo trovare dov'è papi Andy! Eccolo qua! Attiviamo la geolocalizzazione e andiamo a vedere dove si trova! Andiamo, Sofia, andiamo! Ciao, Estreitas! La mia vita è la sirena! Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Ok, ora non ci resta altro che seguire la geolocalizzazione. Vedi, questo puntino qui è papi. Perfetto. E in questo momento è fermo, dobbiamo andare in questo posto. Stiamo andando subito alla macchina, Estreitas. Adesso abbiamo bisogno della vostra... forza! Iscrivetevi, cliccate la campanella, ma soprattutto lasciate like come supporto morale, perché forse questa storia potrebbe andare a finire bene e potremmo trovare il papi, oppure questo mistero potrebbe andare a finire male e potremmo scoprire delle cose bruttissime, o peggio, papi potrebbe essere in pericolo, non lo so. Comunque andiamo in macchina, Sofì, dobbiamo subito andare. Sì. Allora, Estreitas, adesso siamo in macchina che dal telefono di mamma Moni vediamo il segnale di dov'è il telefono di papi Andy, così scopriamo dov'è papi e lo troveremo finalmente. Solo che non so se è successo qualcosa di brutto oppure non è successo niente, però è scappato da noi, ma non so qual è il motivo. E so che anche voi, Estreitas, siete preoccupati, e anch'io molto, anche perché non lo vedo da un bel po' di mesi e ora non posso vederlo perché è scappato. Mamma, a che punto siamo? Dove siamo? Hai scoperto dov'è il papi? Sì, Sofì, ho qui il telefono, la geolocalizzazione mi sta dicendo che siamo vicine. Vedo il puntino rosso che mi indica la posizione di papi Andy. Sembrerebbe che si trovi in un hotel. Estreitas, ecco dove era queste notti, ecco dove è andato a dormire. Non è andato dai suoi genitori, non è andato dai suoi amici. Ha preferito nascondersi in un hotel ed è vicino a casa nostra, quindi siamo molto vicine. Adesso scopriremo che cosa è successo. Siamo arrivate, Sofia, al momento della verità. Ecco, ma è quello l'hotel? Sì, è proprio quello. E fa un freddo spirito, voi non potete capire. Piove anche. Allora, Sofia, quello è l'hotel. Adesso nascondiamoci, perché potremmo vedere magari nelle vicinanze papi Andy. Esatto. Ok, avviciniamoci. Sì, speriamo di trovare papi Andy. C'è qualcuno, Sofì, forse papi. Vediamo. Sofì. Sofì, hai girato di spalle. È vero. Aspetta, mi sa che si sta girando. Ma sembra il papi, ma non capisco se è lui, perché ha i capelli corti, fa un freddo, so che sono tanti. Copriti, perché sei già mezza ammalata. Oh, grazie. E non facciamoci vedere. Adesso, Estreitas, che situazione.
Dobbiamo nasconderci da Papi Andy, ma vi rendete conto? Dai, Fatini, qua sta venendo! Chi che ti chiama? Mi è arrivato un messaggio. È Tina! Ma che cosa vuole Tina? Quell'antipatica portaiella! Ma praticamente siete nemiche? Sì, nemiche. Aspetta, continua a darmi fastidio oggi. Mi scrive: avete trovato il paparino? Ma che cosa vuole? Ci prende anche in giro! E poi come fa a saperlo? Non lo so. Forse avrà visto il video dell'aeroporto, ma... come fa a sapere che siamo qui? In questo momento proprio ci scrive. Ma adesso non ho tempo da perdere con Tina. Dobbiamo pensare a qualcosa di più importante. Esatto. Avviciniamoci così, Sofì. Dobbiamo vedere se è il papi. Senza farci accorgere, perché... dobbiamo acchiapparlo. Esatto. Sì, perché io andrò davanti o dietro di lui e tu dall'altra parte, così lo acchiappiamo e non potrà scappare e ci racconterà tutto. Sì, tutta la verità, ci devi dire che cosa sta combinando perché scappa da noi. Andiamo, Sofì. Aspetta un attimo, prima devo fare delle respirazioni. Anche tu, Sofì, aiutateci, Streitas, lasciate like. Adesso. No, aspetta, ho bisogno di altre due respirazioni. Un attimo. Ok, Sofì, al mio tre. 1, 2, 3. E gli saltiamo addosso, ok? Ok. 1, 2, 3. Via! Papi! Ehi! Ma non era lui! È un signore che è appena andato via! No! Sembrava lui! Beh, comunque è in questo hotel per forza! Vi facciamo vedere, Streetas! Guardate, Streetas! È proprio un hotel! Quindi siamo sicure che Papi Andy è qua. Esatto, Streetas, la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È proprio qui. Qui dietro a noi c'è l'ingresso dell'hotel. E da un momento all'altro Papi Andy potrebbe rispuntare. Perché se anche quel signore non era lui, prima l'abbiamo visto, era lui. Esatto. Sì, lui è qua. Poi ce lo dice la geolocalizzazione sul cellulare. Non si può sbagliare. Il cellulare dice che Papi Andy è qui. E quindi non dobbiamo fare altro che aspettare. Mettiamoci qui di fianco al cartello albergo. Mettiamoci così, fatti piatta come una sottiletta. Fatti piatta, anzi chiudi questo ombrello che ci potrebbe scoprire di più. Un attimo, questioni tecniche. Allora, mettiamoci qua. Ce la facciamo? Sofì, ma così ci facciamo scoprire, però non sei una 007. Ma non riesco a chiudere l'ombrello. Allora, interrompiamo un attimo. Schiacciati, Sofì. Schiacciati. Mi sto schiacciando. Più schiacciata. E come faccio? Sofì, però schiacciati al muro. Sei più schiacciata di così. Sembro una sottiletta nel formaggio. Sofì, aspettiamo. Sento dei passi, tu? Anch'io. Ci siamo. Schiacciati al muro! Ma c'è il papi! Il papi! Eccolo lì!
telefono! Sì. E sbrigati che se ne sta andando! Inseguiamolo! Sbrigati, se ne sta andando! Raggiungiamolo! Corri! Sì! Dai, mamma! Tu lo prendi da sinistra e io da destra! Saltiamogli addosso, dai, che ci siamo! Prendilo! Papi! Finalmente ti abbiamo trovato! Non vi voglio più! Perché? Come non ci vuoi più? Vieni qui! No! Noi ti abbiamo cercato tanto! Sei andato via dall'aeroporto! Non vi voglio più! Ma che perché? Non vi voglio non più! Non abbiamo fatto niente! Lasciatemi stare! Papi, perché non ci vuoi più? Scusami, ma non ti abbiamo fatto niente! Anch'io non capisco che cosa sia successo. Spiegaci, dici qualcosa, ce lo devi. Io non vi devo nessuna spiegazione. Ma perché? E comunque, già che siete qui e non ho idea di come avete fatto a trovarmi, una cosa ve la dico: siete voi che mi avete lasciato, sia chiaro. Noi? Ma sei tu che sei scappato? Esatto, in aeroporto. Certo che me ne sono andato in aeroporto. Fatevi l'esame di coscienza, ci sarà un motivo per cui me ne sono andato, no? Basta, papi, non ci tenere più sulle spine. Raccontaci tutto. Dici tutta la verità. Noi stiamo diventando pazze, anche le Strigitas. Ci sentiamo abbandonate da te. E poi hai una figlia, oltre con la moglie. Cioè, se non vuoi farlo per me, almeno fallo per tua figlia. Esigiamo la verità. Vero, Sophie? Sì. La verità la sapete già. Tina mi ha detto tutto. Tina? Ma che cosa c'entra ora Tina? Esatto, quella brutta antipatica. Che è la tua nemica. Sì, e che cosa c'entra con tutta questa storia con te che sei scappato da noi, dalla Infatti. Tua famiglia? Che cosa c'entra Tina? Tina mi ha raccontato tutto, mi ha detto tutta la verità e voi la sapete. Meno male che c'è Tina che mi ha raccontato tutto via telefono. Sono io dal Messico, non l'avrei mai scoperto. Ma che cosa? Noi non abbiamo fatto niente. Davvero? Ho scoperto che tu, mamma Moni, mia moglie, hai un altro uomo. E tu, mia figlia, hai un altro papà. Io non rimango dove non mi vogliono. Io me ne vado. Ma non è vero! Infatti, quella Tina! Sì, Tina mi ha scritto anche a me un sacco di volte. Ecco perché! Stava architettando tu, quella maledetta! È lei che ti ha fatto scappare da noi. Ecco perché papi è scappato. C'era un motivo. Non è vero che ti abbiamo tradito. Ci devi credere. Noi vogliamo solo te. Noi ti vogliamo bene. Papi, come hai fatto a credere a un'estranea piuttosto che a noi? Infatti! Senza neanche chiedercelo sei scappato! Cioè, Tina mi ha detto delle bugie? Cioè, non è vero quello che mi ha raccontato, che è un altro uomo, un altro papà? Quindi, cioè, voi mi volete ancora bene? Sì, certo! Ma anch'io vi voglio bene! Scusate, mi sono fatto ciecare dalla gelosia. Va bene, ti perdoniamo, Sofia, sì. Perdoniamo. L'importante è che la nostra famiglia finalmente sia di nuovo riunita. Sì, staremo ancora assieme. Tutto è bene, quel che finisce bene. E allora Strigita, sta un freddo, piove, noi torniamo a casa? Sì, torniamo a casa. Ci vieni con noi a casa? Sì, basta, sì. Andiamo. Allora vi mandiamo tantissimi besitos. Se non scappati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. La valigia.